serata targata con Piero Tanti. Come mai hai scelto di fare questo lavoro? È la mia passione, ho iniziato soltanto dicendo un urlo libero qui sempre al Tabù e poi ho visto la folla e ho detto questo è il mio lavoro. San Lorenzo dell'anno scorso, la mia voce arrivava fino all'acqua, c'era tutto il Lido Tabù pieno, le dune, sopra la spiaggia, dentro il mare, sui lettini, dappertutto. Ma ti è mai capitato di fare un incontro particolare in questo locale? Non solo uno, tanti! Qualcuno che dura ancora? No, no, grazie. Quando scegli un locale nuovo, in base a cosa lo scegli? In base a quanto viene pubblicizzato, di quanto se ne parla. Alla fine non so dei metodi di scelta, io dove c'è più movimento vado. Poi a dire la verità, io una festa in spiaggia non l'ho fatta perché dalle mie parti non sono abituali. Quindi comunque ero attratta questa volta da questa nuova iniziativa. Io faccio l'animatrice qui al Lido Tabù e Dune e probabilmente domani sarò trasferita, quindi voglio festeggiare al Tabù. A me piace tantissimo ballare, io amo latinoamericani. Facci vedere un passo. Diciamo che è un segreto questo tatuaggio, non l'ho mai raccontato a nessuno, non lo racconterò mai a nessuno. Sei di mezzo una donna. Sì. Il mio carattere è esuberante. Sono un vulcano. Che tipo di incontro? Un incontro di box? No, no, no. Vorrei prestare un po' la voce a Pino Daniele, che farebbe così. A te piace un blues? Ciao a tutti!